partitelle, da quell'altra c'è la natura, fa il suo orso, però è anche vero che noi si va a vedere la progettazione qui, c'è piantumazione delle piante, no? C'è un monte di discorsi, poi quando si va a vedere il parco di Ognola muore, ma perché deve morire? E se muore il parco di Ognola probabilmente lo stesso parassita lo troveremo nei pini e negli abeti da altre parti e in altri parchi. Io non so nemmeno se ne sarà a conoscenza. Comunque, se fate una passeggiata all'interno del parco di Ognola vi renderete conto di disastro che in questo momento sta succedendo in quel parco. Cosa io ho fatto notare in maniera personale, senza fare, lo dico io in questo momento riferendomi al fatto che la piantumazione e la manutenzione dei giardini è esternalizzata, quindi non è nostra. Allora, noi non si può pensare che la città la sia completamente appaltata per come è in questo momento. Una volta che si esternalizza tutti i servizi, si appaltano, come si sono appaltati, e dove il Consiglio Comunale poi non ritorna più nulla, abbiamo visto che il Consiglio Comunale non ritorna più nulla, una volta abbiamo dato via servizi, qui non torna più la discussione, ritorna solamente mozioni o ordini di giorno abbastanza sterili che grazie a Berlusconi con il piano di maggioranza, anche in Consiglio Comunale abbiamo l'impossibilità poi di riuscire a mettere in minoranza la maggioranza anche su cose diciamo che potrebbero essere anche interesse comune. Allora, perché ancora oggi vige la paura della politica, vige la paura di dire se io do ragione un giorno all'opposizione un giorno mi trema e sai che, no? Anche se qualche volta, fortunatamente l'ultima volta è stato fatto, ma difficilmente, no, esiste questo fattore. Come ho sentito tempo fa e che credo si dovrà ridiscutere, quando si dice che il Consiglio Comunale non è in grado di deliberare se non c'è prima un bilancio alle spalle e dice è fattibile, cosa che non è vera, perché il Consiglio Comunale delibera indipendentemente dalla copertura di bilancio o quant'altro, dopo si verificano le cose. L'importanza del Consiglio Comunale lì si è perso non qui, si è perso il meccanismo di dare troppa importanza alle giunte a dispetto dei consigli comunali. Questa è la realtà, la giunta oggi impera e lo fa anche lì, si è visto anche sul discorso della concessione delle sale per la conferenza stampa, cioè la giunta crede di essere stata eletta lei. Le giunte non sono elette, le giunte sono un passaggio, sono una meteora nella politica, che non è nemmeno detto che le giunte si riconfermino, perché si riconferma il sindaco, si riconfermano i partiti, si riconfermano le coalizioni, non si riconfermano le giunte. Le giunte sono persone chiamate dai sindaci, in quel momento che ha vinto le elezioni. Anche questo fa parte di come si fa a discutere. Il 90% delle cose passano dalla giunta, non passano dal Consiglio Comunale. Passando dalla giunta si dribbla non solo l'opposizione, ma si dribbla anche la maggioranza, perché anche la maggioranza viene a sapere le cose, a cosa fare, e difficilmente può smuovere la stessa giunta dalle proprie decisioni. Sono curioso di sapere quante cose che ha deciso la giunta l'ha discusse poi in un consenso plenario della maggioranza. Sarei curioso di saperlo. Io sono convinto che la giunta ha deliberato per conto suo e poi gentilmente ha portato la maggioranza a conoscenza forse il giorno prima rispetto all'opposizione. Secondo me la politica a questo momento sta vivendo un momento anomalo, e forse quando le giunte erano scelte direttamente dall'interno del Consiglio Comunale, cioè il consigliere comunale eletto e quindi rappresentativo, andava a svolgere anche funzione di assessore, secondo me poteva avere e aveva una valenza di tipo totalmente diverso da quelle oggi che la giunta, la tibia espressione e la sola volontà
la sola espressione della volontà di partito, di partito che ha vinto l'elezione, e non tanto di sindaco, non tanto di consiglio comunale. Quindi la giunta è espressione di partiti esterni e non della, di consenso elettivo del consiglio comunale. Quindi con chi ci si raffronta? Noi ci si può anche raffrontare fra opposizione e maggioranza, fra consiglieri e consiglieri, però bisognerebbe porsi un'altra volta, allora il problema, adesso che parlavo di rivoluzione in questi giorni a Beppe Grillo, mi è piaciuta la parola, perché io sono sempre ritenuto una persona rivoluzionaria, perlomeno di costume. Bisognerebbe cominciare a pensare e cominciare a dire alle nostre giunte: guardate che voi non siete in grado di decidere, perché se il Consiglio Comunale in piena autonomia decidesse che le cose che fate non vanno, sono fatte nella direzione giusta, voi vi dovreste rimangiare tutto quello che fate, perché se no il voto del Consiglio Comunale le annullerebbe di fatto. E ci sarebbe una contropartita a questo, che il giorno dopo smetterebbero di mandare lettere e dire: la giunta ha approvato, ma prima di mandare lettere probabilmente la giunta si riunirebbe con tutti i consiglieri di maggioranza e li porterebbe a conoscenza di quello che sta facendo, cosa che non credo che sia in questi termini. E allora ci sono delle regole di democrazia che sono state stravolte dal sistema elettorale, e il sistema elettorale ha dato la possibilità di annullare i consigli comunali, come a livello provincia, regione e a livello nazionale, togliendo le preferenze, ha impedito che ci sia un libero pensiero da parte degli eletti, perché gli eletti non sono più eletti dal popolo, dalla gente che gli dà il voto, ma sono eletti direttamente da chi sta sopra gerarchicamente come partito sopra di lui. Quindi il consigliere provinciale, il consigliere regionale e lo stesso parlamentare vengono eletti direttamente dalla direzione del partito, senza avere più nessuna attinenza con il territorio. Scade il tempo, mi fermo qui perché sennò sarei veramente arrabbiato da questo punto di vista. Bene, grazie, ci sono altri? Grazie. Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi. L'ultimo intervento di Baroncelli mi sembra parlasse un po' più da come Casini rispetto alla maggioranza, perché anche noi siamo d'accordo per votare con le preferenze, per cui sostengo in pieno l'ultima parola detta dal collega Baroncelli. Mi è piaciuto l'intervento anche della Cappelli, che ha detto, che ha dato disponibilità e ha detto di, a livello di, perlomeno di consiglio comunale, di far fronte comune su certi problemi. Sono d'accordo con te e mi auspico che questa maggioranza, questa giunta e il sindaco stesso cerchino una maggiore collaborazione. Vedi, però a un certo punto ha detto: non ho sentito mai proposte. Io sono andato a riguardare, perché noi abbiamo presentato 14 emendamenti al bilancio, di cui tutti fattibili secondo l'amministrazione a costo zero, quindi qualche proposta mi sembra, non è qui davanti, via della Viaccia, casa di Avere, sottopasso monistallo, fotovoltaico sulla FIPLI, studio delle energie alternative nelle scuole, collegamento Empoli Est, via Piovola, via Alzaia, albergo sporte alla Viaccia e così via. Quindi noi proposte abbiamo fatti, però non siamo mai stati poi dopo, non abbiamo visto una conseguenza da parte della maggioranza o della giunta in merito a queste nostre proposte. Quindi dovreste fare anche un atto di mea culpa da parte vostra, nei nostri confronti perlomeno del nostro gruppo. Vedete, tutti si parla del patto di stabilità e ormai è già stato detto e ridetto, è una cosa fritta e rifritta, bisogna osservarlo e su questo non ci piove sopra. Però io credo anche che il compito di un sindaco è quello di cercare di risolvere i problemi nei limiti delle proprie possibilità e delle proprie competenze. Però un sindaco eletto ha perlomeno questo dovere. Io mi auguro che il sindaco Appelli in questo operi. Io personalmente penso di sì,
non è per fare un complimento, penso che lei si impegni per il bene della città, poi ognuno poi con le scelte che vorrà fare, se non le, le condivideremo bene, se no diremo le nostre. Però io penso che il sindaco questo lo faccia, perché altrimenti finirebbe la funzione di un sindaco. E il primo dovere che ha un sindaco è quello di fare delle proposte concrete per lo sviluppo, di fare delle proposte concrete per il lavoro, per la stabilità, per la possibilità di inserire i giovani nel mondo del lavoro, quindi per l'istruzione. E non credo che su alcune scelte fatte da questa giunta e da questo consiglio non ci sia, sia giusto anche quello che ha detto Bianchi in qualche occasione. Alcune scelte le avrei rimandate, avrei preferito farne altre per quanto riguarda la scuola.